Un saluto dal Palaborsi di Rubiera per la diretta della prima giornata di campionato di questa Serie A Gold 2022-2023 tra i padroni di casa dei Vikings Rubiera e la formazione altoatesina del Bolzano. Un saluto a Pierluigi Spinelli di fianco a me per questa partita, commentare, buonasera. Buon pomeriggio a tutti i radiospettatori. Chiedo immediatamente il sostegno da parte di tutti, è la mia prima esperienza come radiocronista. Vabbè, però di esperienza nella pallamano ne hai tanta e quindi questo è sicuramente importante da questo punto di vista. Cominciato il gioco, Bolzano che punta a provare ad entrare nei playoff, a rompere le uova nel paniere a quelle che sono state le quattro semifinaliste dello scorso anno. Rubiera che invece vuole evitare di soffrire fino all'ultimo per raggiungere la salvezza, come nella passata stagione. In maglia bianca il Bolzano, in maglia rossa formazione rubierese, l'attacco del Bolzano con la palla che arriva all'ala per la conclusione, la rete sul primo palo di Topolevec, uno dei volti nuovi della formazione altoatesina. 1-0 Bolzano, l'attacco di Rubiera con la palla che non arriva a Bortolotti, c'è il recupero, il prova il contropiede, la formazione altoatesina, Turković ancora all'ala, questa volta non entra il numero 24, la palla va dal lato opposto per la conclusione, la rete del cileno Umada per il 2-0 iniziale per la formazione altoatesina, con Rubiera che è senza Bonassi ancora, non c'è in questa partita il terzino bresciano, mentre al completo la formazione è bolzanina. Guardiamo questo attacco, primo attacco manovrato di Rubiera che in precedenza ha perso un pallone in attacco, Pereira la conclusione, Hermones per la deviazione in questo duello tutto sudamericano. 2-0 per Bolzano. Intanto Pier, ti chiedo quanto è cambiata la pallamano in questo corso, questi tanti anni, da quando era la tua grande passione sul campo ad oggi. Ma la cosa che ho sempre notato parecchio nella nuova pallamano rispetto a quella dei nostri tempi è proprio, ma come poi è successo a tutti gli sport, è la fisicità. Quindi la crescita appunto della fisicità atletica dei giocatori e della potenza che si esprime nel gioco. Una volta c'era un gioco molto più tattico e molto più strategico, adesso la forza fisica e la rapidità anche, l'esplosività è aumentata e forse anche la spettacolarità. La conclusione, la parata di Voljovac, la palla recuperata però ancora dalla formazione di Bolzano che è più reattiva in questo avvio di partita, decisamente. Sono quasi andati i primi 3 minuti di gioco di questo nuovo campionato, siamo sul 2-0 per Bolzano. Attacco con la conclusione murata di Panzic, altro giocatore nuovo nella formazione altoatesina che ha cambiato tantissimo rispetto alla scorsa stagione. Ricordiamo, Bolzano ha vinto 5 degli ultimi 10 campionati, ma adesso sta iniziando un nuovo ciclo per ritornare al vertice. L'attacco del nazionale Turković per la conclusione, parata, c'è un lancio, ancora una palla però buttata via da Rubiera che fino ad ora è risultata particolarmente fallosa in fase offensiva. Panzic si porta terzino, adesso Turković centrale, Fantinato gioca terzino destro. Rischia l'infrazione, non fischiata, poi la palla arriva ancora all'ala, c'è il fischio arbitrale, è partito fuori dal campo l'ala di Bolzano, fischio che non si vede tanto spesso e però spesso dovrebbe esserci perché può succedere, insomma. Questo non è cambiato, da fuori dal campo non si entra.
come dicevi, scusa? Dico, da fuori del campo non si entra. No, almeno se non sono cambiate le regole da quando giocavo io, questo deve essere ancora valido. Di Benedetto, Pereira per Bartoli, ancora Di Benedetto per Nagavalosseini, fermato da Turković. Per semplificare le cose lo chiamiamo Navid, il numero 8 di Rubiera, visto che il cognome non sta neanche sulla maglia. La conclusione abbordata di Pereira per il primo gol rubiarese, 2-1. Insomma, dal punto di vista fisico bisogna dire che Bolzano è strutturato bene, Rubiera a Pereira che insomma alza la media, diciamo così. Ma guarda, prima ero qui con Giovanni Oleari, gli stavo dicendo che comunque quello che dice è vero, tuttavia Rubiera secondo me ha guadagnato anche in questo rispetto all'anno scorso, qualcosina abbiamo guadagnato, mi sembra. Come? Assolutamente sì, perché fisicamente è tutta un'altra storia. L'attacco dopo la palla recuperata ancora in difesa, Pereira bloccato da Fantinato nel tentativo di sfondare centralmente. C'è il cambio attacco e difesa da parte del Bolzano per sistemare i centrali, è entrato Mizzoni al posto di Basic. Basic che è un giocatore particolarmente esperto, 36 anni, anche se non è il più vecchio della squadra altoatesina. La palla persa da Rubiera, prova a giocare in velocità e lo fa Bolzano con la conclusione in rete da parte ancora di Topolovec per il 3-1 Bolzano. Problema palle perse, sfondo di Pereira. Sono passati 7 minuti e bisogna dire che punteggio di 3-1 forse è l'unica nota positiva di questo avvio di Rubiera, nel senso che almeno 5 palle perse in attacco da Rubiera e in questa primissima parte di stagione sono decisamente troppe, lì bisogna lavorare perché ovviamente concedi troppo all'avversario. Sicuramente sì, è evidente che non ha ancora preso le misure Rubiera rispetto agli avversari, fanno un po' più fatica, però l'importante è non prendere troppo distacco e aggiustare il tiro prima possibile. Cavina, che di solito non supera mai la metà campo e in fase offensiva, è andato a realizzare in contropiede dopo essere stato lui anche a propiziare il recupero del pallone in difesa, l'attacco di Turković, ancora Poznić, va all'ala nuovamente, non ha spazio questa volta l'ala di Bolzano per entrare, ancora Turković, la palla al pivot, Basic va a realizzare, ha preso bene posizione ed è andato a realizzare il quarto gol della formazione altoatesina. La palla in rete da parte di Pereira per il 4-3 Rubiera, ancora Poznić, va ancora per Fantinato, va dentro Fantinato, trova la rete, 5-2, subito la rimessa veloce con le nuove regole, l'attacco di Di Benedetto, la palla per la conclusione di Pereira che purtroppo paga il fatto di essere troppo grosso in certi frangenti e gli arbitri non gli danno troppa credibilità. Palla recuperata da Bortolo in difesa. Buono. Questi sono recuperi importanti, Questi sono quei momenti in cui nonostante le difficoltà riesci a mantenere il contatto con l'avversario, sono recuperi molto importanti. Entra Oleari, ruolo di terzino sinistro. Vediamo questo attacco della formazione rubiarese, Corpio con Luca Oleari, che poi abbandonerà la squadra, dovrà trasferirsi per studio in Spagna alcuni mesi. Hosseini, la palla arriva a Di Benedetto che va dentro velocemente e va a realizzare Piero Di Benedetto il quarto gol di Rubiera, subito all'ala però la conclusione, la parata e 2 minuti anche a Patroncini.
per la spinta Vegnale, però purtroppo data al giocatore in volo. Ora non credo che abbia sbilanciato più di tanto l'attaccante, però era vistoso lo spinta. Sì, diciamo che più che come si dice, efficace, era evidente, quindi non era tanto pericolosa, ma purtroppo bisogna farlo in maniera un po' più nascosta, queste piccole azioni di difesa. Per un arbitro non è facile. Realizza Turković nel frattempo, ancora il più due Bolzano. Rubiera con un uomo in meno gioca senza portiere. Entra Pasco nel ruolo di ala destra, Pasco Ila, perché tra l'altro Rubiera manca Bonassi, manca anche Santilli, non è di questa partita neanche Santilli, oltre ovviamente agli infortunati di lunga degenza Panettieri, Giovanardi e Trepa. La conclusione va in gol Oleari, Giovanardi e Strada. Palla subito rimessa in gioco per l'attacco Fantinato, la palla è sua per Turković. Turković per Pranzic. Pranzic chiama calma, esce Mizzoni che gioca solo in difesa, rientra Basic. 6-5 il punteggio in favore di Bolzano. L'attacco con l'inferiorità numerica in difesa di Rubiera. Turković, ancora Fantinato fuori. Altro rigore, altro 7 metri. Per in questo caso difesa in area con testa Cavina, la fischiata arbitrale. Altro 7 metri, questa volta resta Voljuvac tra i pali. Turković, ancora lui, conclusione la rete del giocatore della nazionale italiana. 7-5 il punteggio, ancora attacco senza portiere per Rubiera. Entra Di Benedetto al posto del portiere. In attesa che scada questa prima inferiorità della partita per la formazione di casa. Magavasseini, la palla buona, era buona per Di Benedetto. Attenzione, è rientrato il portiere perché è terminata l'inferiorità numerica. Pansic per Fantinato, ancora Pansic, Turković, la conclusione, la rete di Turković per l'8-5. Bolzano. Dodicesimo del primo tempo, tra l'altro fino ad ora non ha giocato neanche Pagano nella formazione rubierese. Ecco, il fatto di assenze, bisogna dire che vinciamo di sicuro da quel punto di vista lì. Vale per avere mezzo punto in più fine partita? Non credo, purtroppo si fa di necessità virtù. Attacco di Rubiera col terzino destro che è partito da terzino sinistro. La palla arriva al pivot, la conclusione, la rete di Bortolotti. Bella lettura di Di Benedetto per il pivot che realizza il meno due di Rubiera. Fantinato, la palla per Pansic centralmente, va la conclusione, arriva il fischio arbitrale perché per fortuna di Rubiera, perché aveva colto in controtempo Voljuvac. Rimessa in gioco per Bolzano in fase offensiva con Pansic. Fantinato, Pansic si butta all'ala, ancora la conclusione, c'è l'infrazione di area stavolta da parte dell'ala bosniaca di Bolzano. L'attacco di Rubiera, ancora Di Benedetto per Oleari, la palla al pivot e ancora Bortolotti in rete. Ancora Bortolotti in rete, due belle giocate, perché insomma trovare il pivot non è mai facile, soprattutto quando le difese sono così fisiche. Sì, non è
facile, ma è una delle alternative alle difese un po' profonde, soprattutto noi con una difesa profonda magari soffriamo un po' di più, e colpire con questi tagli o per l'alo, per il pivot dentro i 6 metri è un'ottima arma. Ancora una buona difesa di Rubiera, si riprenderà dai 9 metri. Turković per Pantzic, Fantinato, Pantzic il taglio dell'ala, Turković ancora il pivot, la palla recuperata da Pasco Ila, può tornare in attacco allora Rubiera, ottimo l'ingresso in campo di Ila, che è sempre stato uno che in difesa si spende parecchio. Rubiera torna dunque in attacco con i terzini Oleari, Nagavarius, Seini e Di Benedetto. Ecco, secondo me ai tuoi tempi un terzino destro mancino non partiva mai da destra. No, direi no. Poi sai, dipende sempre chi è il terzino. Nagavarius, Seini, il tiro, la parata di Hermones, ma resta in attacco Rubiera, che rischiava il gioco passivo, ma con la parata del portiere si può riprendere a manovrare normalmente. Siamo arrivati a metà del primo tempo, 8-7 Bolzano, l'attacco Bortolotti, Nagavarius, Seini per Di Benedetto, ancora l'ucraino per Oleari, ancora la palla viva, Oleari per Di Benedetto, la palla per Nagavarius, Seini è ancora viva, Di Benedetto, la rete di Piero Di Benedetto per il pareggio rubierese. 8-8 il punteggio. Turković ancora all'ala, non c'è spazio, è rientrata bene difesa, attenzione, entra troppo facilmente però Pantzic in mezzo, questa volta è stato perso dalla difesa. 9-8 Bolzano e soprattutto tantissime rotazioni, esce Oleari, entra anche Pagano nella formazione rubierese, tantissime rotazioni. Ecco, da questo punto di vista, pur avendo tante assenze Rubiera, su questo può giocare, perché non mi sembra che invece Bolzano ne abbia così tante. Guarda, sono sincero, non conosco benissimo le formazioni, però almeno sicuramente in questo momento, visto che siamo ancora, diciamo, a metà del primo tempo, se deve fare e deve provare dei giocatori, meglio che li provi adesso che non in un momento in cui ormai il tempo magari rimane poco e c'è da recuperare. È bene però sicuramente che trovi anche un equilibrio, perché poi bisogna che la squadra trovi una sua personalità all'interno della partita. Attacco di Rubiera con Pereira, che adesso ha preso il posto di Nagavarius, Seini in attacco, gioca terzino destro il brasiliano. Di Benedetto per Pagano, la palla al pivot, buona la ricezione di Bortolotti, spinto fuori ma mantiene il possesso, ancora Pagano per Di Benedetto fermato da Mizzoni. Bisogna asciugare il parquet. Perché c'è anche parecchia umidità quest'oggi, e quindi 9-8 il punteggio, 9-8 per gli ospiti, 17 minuti e 41 secondi giocati, più uno Bolzano con la palla però in favore della formazione rubierese in attacco. Allora, i terzini sono tutti sudamericani in questo momento per Rubiera, Di Benedetto, Pagano e Pereira, Bortolotti pivot, Bartoli e Ila sono le due ali. Si può riprendere a giocare con l'attacco di Benedetto, Pagano,
Attenzione al rischio di gioco passivo di Benedetto, dovrà forzare qualcosa, la palla per Pereira, ma c'è la parata di Hermones su Pereira. Ancora Panzic, l'attacco con la palla all'ala, rischia quasi di perderla. Turković, ancora la conclusione, la parata di Voljuvac sul tiro del giocatore slavo. L'attacco con Bartoli dall'ala, ma c'è la parata, recupera Bortolotti. Resta in attacco allora Rubiera con Hermones, che ha cominciato decisamente bene la partita tra i pali di Bolzano. Sempre più uno Bolzano, Bortolotti per Pereira, Di Benedetto, Pagano, Pagano per Di Benedetto all'ala, Pasco. Ecco, qua si vede che non è proprio un'ala, infatti non ha avuto lo sprint per entrare. Di Benedetto, ancora Pagano, dovrà inventare qualcosa, va dentro Pagano, c'è cioè 2 minuti a rigore. 2 minuti per Mizzoni, che si è fatto uccellare dal più esperto giocatore rubierese in questo frangente. Sì, devo dire che perché bastava che lo aspettasse, però ormai era in ritardo, o lo lasciava o rischiava. A questo punto no, però è troppo facile dirlo, però visto un attimo le prime prestazioni del loro portiere, forse se l'avesse lasciato andare c'era qualche possibilità in più. Insomma, questo diventa palese e è chiaro, il rigore c'è, non c'è niente da fare. Pereira dai 7 metri, la conclusione, il palo di Pereira. Il palo di Pereira. E adesso gioca senza portiere il Bolzano. Questo attacco con Turković, che adesso fa il centrale. C'è Gaeta, terzino destro, altro giocatore di grandissima esperienza, 40 anni. Troppo lo spazio, ma la palla persa! La palla persa da Panzic, perché se attacchi centralmente contro Pereira o vai deciso oppure fai fatica a passare, visto la stazza. La palla recuperata da Rubiera. Se non altro, almeno in difesa, visto che deve ancora prendere un po' le misure con la parte offensiva, è anche bene che sblocchi un po' la situazione, perché l'ho visto un po' sconsolato dopo l'errore sul rigore. Pagano, buona palla al pivot, terzo gol di Bortolotti, ancora un assist per il pivot, la rete del pareggio. Rubiera a quota 9 quando siamo al 20° minuto del primo tempo. È tutto sommato una bella partita. Ma sicuramente sì, molto, molto dinamica, combattuta. Gli errori sono da entrambe le squadre, e sono errori che quando c'è una tensione o una dinamicità del genere ci sono, perché solo chi non rischia e chi non osa non fa errori. Gaeta rischia i passi, Gaeta, non fischiano gli arbitri, c'è il fischio arbitrale con l'ammonizione per Cavina per il fallo su Basic. Si riprende a giocare con l'attacco della formazione bolzanina. Turković, la palla arriva al pivot, la conclusione, la rete da parte di Basic, mentre ha preso un gran colpo andando lì nel mezzo a Umana. A Umada, che resta a terra, il giocatore cileno, italo-cileno. Effettivamente mi sembrava anche un po' al limite dello sfondo l'ingresso che ha fatto, quindi si è entrato molto a testa bassa, quindi non è che abbia visto con precisione dove andava. Purtroppo è talmente rapido il gioco che magari da una situazione a favore è un attimo, poi avere un cartellino giallo invece. Si rialza comunque il numero 13 del Bolzano, 10-9 per la formazione altoatesina al 21° minuto, 21 e 12 secondi per la precisione.
tutto è pronto per ricominciare. Adesso si è spostato Pagano a terzino destro, Pereira invece nella posizione di centrale e sempre Di Benedetto come terzino sinistro invece. Sono anche alcuni tifosi provenienti da Bolzano. L'attacco di Di Benedetto, Pagano fermato da Fantinato. Di Benedetto per Pereira. Palla arriva a Pagano, Pagano ancora la palla al pivot, stavolta è bravo Gaeta ad anticipare, rimessa in gioco per Rubiera. Di Benedetto, palla persa, parte il contropiede, bravo Di Benedetto a fermarlo. Dieci a nove per Bolzano, che ha però la palla per provare ad allungare in questo attacco, sempre 6-0 la difesa rubierese, anche se è una 6-0 in realtà che poi diventa molto dinamica. Turković, Gaeta, Gaeta, Turković, la palla per il tentativo, ancora Gaeta, va dentro e va in gol. Gol di Gaeta, che dicevamo altro veterano della formazione, mentre c'è il tiro fuori di Pereira ma c'è il fallo su di lui. Gaeta, altro veterano, time out nel frattempo chiesto dalla panchina rubierese al 23esimo. Sull'11 a 9 per Bolzano, la palla in attacco a Rubiera. Non so come la vedi tu, ma vedo dal punto di vista offensivo mi sembra più pronto Bolzano rispetto alla formazione rubierese, dal punto di vista proprio degli schemi, della capacità di costruire il gioco. Rubiera però ha delle fiammate, ecco, in questo senso. Ma credo, adesso io come ho detto prima, ripeto, non conosco le formazioni, la storicità delle formazioni. Da fuori, dimmi se mi sbaglio, mi sembra che Bolzano abbia una formazione, come posso dire, più storica, perché mi pare che si abbiano un'intesa maggiore. Rubiera è una squadra letteralmente nuova, possiamo dire, no? Insomma, ci sono state diverse inserti nuovi o no? Perché sì, almeno ne ha avuti di più il Bolzano, onestamente. Il Bolzano, ecco, ha cambiato di più. Ecco, allora, l'impressione è quella, sembra quasi che Bolzano sia una squadra più strutturata rispetto a Rubiera, e tu mi dici che invece in realtà ha avuto più nuovi, sì, arrivi Bolzano. È anche vero che Rubiera gioca senza 6-7 giocatori in questa partita. Voglio dire, significa che qualche d'uno di quelli che c'è dentro adesso sarebbe dovuto rimanere poi fuori. Però ecco, diciamo che Rubiera è ancora una squadra in divenire da quel punto di vista, in attesa di essere finalmente al completo. Bolzano è questa e c'è tutta in questo senso. La conclusione di Di Benedetto, la palla in rete dai 9 metri per l'italo argentino. Dovremmo avere un po' più. E palla persa da Bolzano. Un po' più. Parte il contropiede con Cavina, Cavina e infatti diciamo che aveva segnato in precedenza, e quindi avendo segnato in precedenza gli diamo la possibilità di sbagliare, vabbè. Vabbè, la possibilità di sbagliare la si dà perché fa parte del gioco, è troppo facile, sì, poi, insomma, anche se questi sono gol che bisognerebbe fare. Però stiamo parlando di un giocatore che in difesa comanda, sì, in attacco non è abituatissimo, ecco, a giocare. No, diciamo che altro è che dovremmo
abbiamo la necessità di cominciare a vedere Pereira in attacco, perché forse quello è la vera difficoltà che abbiamo, è quello che ci costringe a dover tenere la palla, a giocare molto sul possesso di palla e non ci permette di fare errori in attacco. Avessimo Pereira appena un po' più centrato, forse soffriremmo meno anche la parte offensiva e riusciremmo anche a dare ancora di più in difesa. Allora, nel frattempo è entrato Davide Bartoli, che fa il centrale assieme a Cavina in difesa, è entrato anche all'ala sinistra Boni al posto di Roberto Bartoli nella formazione rubierese. La palla al pivot, c'è il fallo su Basic. Attacco del Bolzano, Caeta per Panzic, Turković, Gaeta, palla persa ancora da Bolzano. È entrato anche Salati tra i pali al posto di Voljubas nella formazione rubierese. Di Benedetto, Pagano, Di Benedetto all'ala, Boni, la conclusione, ancora la parata di Hermones. Ancora la parata di Hermones, peccato perché sono tutti attacchi, cioè costruiti bene. Poi manca però la cosa più importante, che è finalizzare. 25esimo minuto più uno Bolzano, 11-10 il punteggio. Ancora Panzic, va dentro Salati, parte Pagano, la palla che arriva in qualche modo all'ala a Pasco, che va alla conclusione, realizza lui alla fine quello che è meno ala di tutti, perché sarebbe un terzino, trova la rete del pareggio a quota 11. E anche in questo caso letture e spaziature fatte bene. Assolutamente sì, e comunque gli errori si pagano in questo momento. C'è da dire che chi fa meno errori probabilmente ha il vantaggio maggiore. Devo dire che anche il Bolzano comunque sta sentendo pressione. Secondo me vorrebbe prendere un po' di spazio per sentirsi tranquilla. Sicuramente si sente forse anche un po' superiore. Questo la porta a sbagliare un po' troppo, perché volendo avrebbe già potuto prendere il largo. Panzic questa volta va su parecchio e realizza il 12esimo gol da parte di Bolzano. Ancora Di Benedetto, velocissimo, la palla per Pagano, Di Benedetto, Nagavauseini, l'attacco di Rubiera adesso con difesa schierata. Di Benedetto per Navid per Pagano, Navid perde il pallone. 3 minuti alla fine del primo tempo, Gaeta quasi rischi i passi, poi però trova Mizzoni, bravissimo ad andare a realizzare il 13esimo gol di Bolzano. Benedetto va dentro, c'è il fallo su Di Benedetto. Beh, insomma, ha due gambe esplosive questo giocatore, che fisicamente non sembra un terzino, però poi quando parte no mi sembra che oggi sia particolarmente a fuoco, e in questo momento devo dire che sta portando con sé la squadra, perché sta facendo tanto. Rigore per Rubiera, difeso in area Panzic, che sul taglio è entrato nell'area. Tiro dai 7 metri per Rubiera. Di Benedetto questa volta. Conclusione, la rete di Di Benedetto per il meno 1 Rubiera.
A questo punto bisogna fare sicuramente in modo di preservarlo e di farlo arrivare a fine partita e poterlo sfruttare tutta la partita, perché sta spendendo tanto Di Benedetto. Sta spendendo tanto ed è il fulcro in questo momento, da quello che posso vedere io. Non so come la pensi tu. In questo momento sta tenendo su la conclusione, la rete di Turković. 14-12 per Bolzano, ultimo minuto di gioco. Pagano, Nagavallo, Seini, due minuti di esclusione a Topolovec, no anzi a Turković, scusate, due minuti di esclusione a Turković. E comunque non li mettiamo in difficoltà abbastanza in fase difensiva il Bolzano, perché fanno comunque fatica. No, alla fine se consideri che siamo sotto di due, la differenza grossa te le fanno gli episodi più importanti, un rigore sbagliato e un contropiede sbagliato. Alla fine abbiamo i presupposti. Adesso andiamo all'intervallo, speriamo che questo serva, che l'allenatore riesca comunque a dare la motivazione giusta e a mettere a posto alcune cose, perché è una partita che possiamo benissimo tenere, un po' dispendiosa per noi, un po' di più che per il Bolzano dal punto di vista fisico. Palla per Pagano all'ala, non ci arriva però Boni. ...14-12 per Bolzano, che con calma gioca questi ultimi 30 secondi in attacco senza il portiere. Time out chiesto dal Bolzano a 41 secondi dalla fine sul 14-12. Peccato, perché non siamo riusciti a costruire proprio nel momento in cui dovevamo costruire meglio, cioè con la superiorità numerica. Invece abbiamo commesso l'errore nel passaggio. 14-12 il punteggio. Ecco, anche le palle perse comunque sono state tante in questo primo tempo. E quella è un'altra variabile che è da sistemare, perché se consideri tutte queste palle perse in una partita comunque equilibrata rischiano di pesare ancora di più. Sì, per pochi che siano, e in questa partita ce ne sono abbastanza, le palle perse sono sempre troppe. Per me a volte pesano più di quello che non è magari un tiro sbagliato, un gol mancato. Anche perché abbiamo al tempo stesso recuperato delle belle palle, quindi non riusciamo a portare questo bilancio di errori e di recuperi a vantaggio, e questo vuol dire spendere energie fisiche ma non portarne beneficio. Cambia la difesa, 5-1 adesso Rubiera in questi ultimi 20 secondi. Attacco, la formazione bolzanina con Fantinato, Gaeta, Panzic, va al tiro lui, Murato, palla fuori. Si riparte dall'angolo con la palla che arriva Panzic, il tiro, la parata di Salati, più 2 Bolzano dopo i primi 30 minuti di gioco, 14-12 qui a Rubiera. Ci risentiamo dopo l'intervallo.
Torniamo in diretta dal Palabursi di Rubiera, dove tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo di questa sfida della prima giornata tra Vikings Rubiera e Bolzano. Bolzano che conduce dopo i primi 30 minuti 14-12, partita equilibrata, dove però in realtà il Bolzano ha sempre tenuto la testa avanti e il Massimo Rubiera è stato in pareggio in varie occasioni. E prima del più due con cui si è chiuso il primo tempo. Rubiera ancora in superiorità numerica, la palla arriva all'ala, questa volta Bartoli va sotto le gambe del portiere. 14-13 il punteggio, ancora una ventina di secondi di superiorità numerica per Rubiera, con l'attacco senza portiere ancora per qualche secondo del Bolzano. Va ancora il tiro e va in gol ancora Panzic. Va la palla, non arriva a chi doveva arrivare, invece va in contropiede, va in gol. E va in gol invece Turković, palla persa, ancora una palla persa. È sbagliato il punteggio del tabellone perché siamo 16-13, viene corretto adesso. 16-13 il punteggio, più 3 Bolzano, che è anche massimo vantaggio per la formazione altoatesina. Pagano per Pereira, Navid, ancora Pagano, Ila, Pagano, la palla arriva a Pereira, rischia di perderla. Rischia ancora di perderla Rubiera, poi la recupera Bartoli che se la fa rubare malamente e va in gol Panzic. Inizio veramente brutto di Rubiera. Sì, c'è proprio una defaillance in questa ripresa di partita e poca spinta soprattutto dal punto di vista dei terzini. Pereira ancora troppo poco incisivo ed è poco preoccupante anche per la difesa, che non esce neanche più di tanto su di lui. Ancora Ila in rete per il meno 3 Rubiera. È rientrato Turković, 3 minuti di gioco nella ripresa e 3 gol di vantaggio Bolzano. Panzic, va la conclusione ancora in rete. Panzic, non l'abbiamo visto nel primo tempo, però in questa ripresa ha già piazzato 3 reti sulle 4 della squadra altoatesina. 18-14 per Bolzano. Pereira, Navid per Pagano, ancora Navid, la palla al pivot, palla persa. Pereira ferma il contropiede, Fantinato però a spazio, va al tiro e va in gol. Rubiera che si è persa completamente. Time out, 4 minuti veramente inguardabili dal rientro in campo di Rubiera. D'altronde senza, in questo momento, senza Di Benedetto in campo, Pereira purtroppo non è assolutamente in forma e se ne pagano le conseguenze. Devo dire che vedo Pereira ancora un po' appesantito come giocatore, quindi non so se è una questione di preparazione o ha bisogno sicuramente di ancora di ingranare bene
da quello che posso vedere adesso è la prima partita, quindi è prematuro, però insomma ha bisogno secondo me di mettersi a posto anche fisicamente. E d'altronde non si può, come dicevo prima, tenere Di Benedetto su tutta la partita, e sicuramente lo sta preservando. A questo punto mi verrebbe da dire punterei un po' di più sulla freschezza e la dinamicità di Luca Oleari, per avere almeno un terzino e un difensore che possa essere un po' più incisivo in attacco e efficace in difesa. Luca credo sia in grado di fare questo, e visto come stanno andando le cose probabilmente bisognerebbe fare forse questa scelta senza ancora Di Benedetto in campo. Bortolotti, ancora pasticcia Rubiera, Pagano, palla persa, che no, stato fermato, c'è il lancio in contropiede con l'ottimo recupero, la parata di Voljuva, ma c'è il tiro dai 7 metri. In effetti sembra si stia preparando Luca Oleari, mi sembra. La parata di Voljuvac. Buono. Pagano, Pereira. Pereira ancora, la palla al pivot e la rete di Bortolotti. Prova in velocità Bolzano, ma rientra bene Rubiera. Attenzione però, Fantinato. Turković, passi di Fantinato, prova ad andare velocemente Rubiera, ha già preso posizione, ancora Bortolotti, fischiano infrazione d'area, mi dici di sì, quindi sì, hai visto? Mi sembra sì, che fosse evidente. Rubiera 19 Bolzano, con l'attacco della formazione altoatesina. Turković per Fantinato, ancora Turković, la palla al pivot, la parata e ancora rigore. Basic è bravissimo a prendere posizione. Si vede qua tutta l'esperienza del giocatore nel prendere proprio la posizione. Adesso va Alimada al tiro dai 7 metri. Conclusione, la rete, 20-15. Pereira, Pagano all'ala, Bartoli non ha spazio, e allora riparte l'attacco di Rubiera. Con Pagano, Bartoli, Pereira, Agavao, Sein, il tiro, la rete dell'ucraino. Quasi recuperata la palla, gli arbitri non fischiano e va in gol ancora. 2 minuti a Pereira. Questa è un errore arbitrale, ha visto sicuramente male, ha preso nettamente la palla e non era certo una manata rivolta al braccio o al corpo del giocatore, ha proprio presa netto la palla. Sì, infatti, cioè paradossalmente ha fatto lui l'assist al giocatore di Bolzano. Tra l'altro. Perché aveva preso la palla e non il giocatore. Sì. E allora adesso c'è anche inferiorità numerica per Rubiera. Rubiera che però fino adesso, in questo secondo tempo proprio,
aveva fatto vedere buone cose nel primo tempo, in questo secondo non abbiamo rivisto la squadra del primo tempo. Pagano va dentro, ancora la parata di Hermones. Bisogna anche dire anche tra i due portieri, insomma, questa sera Hermones decisamente meglio. Sì, anche in quello c'è una differenza non eclatante, ma che si fa sentire. Diciamo che Hermones si vede molto di più. Hanno solo due passaggi per andare al tiro i giocatori rubiaresi. La palla per Pagano, il tiro, la rete di Nagava Hosseini. Sempre meno 4 Rubiera. Ancora in inferiorità numerica la formazione rubiarese. Sull'attacco Turković, Pazic, la palla arriva ancora al pivot che sbaglia questa volta Basic, entra Oleari. Esce Pagano, entra Di Benedetto. Adesso dobbiamo approfittarne, credo che in questo momento questa nella parte centrale d'attacco sia la squadra migliore che possa fare un cambiamento. Se Luca vuole, in questo momento trascinato da un Di Benedetto del primo tempo e il possesso di palla che abbiamo avuto nel primo tempo nonostante difficoltà, potrebbe veramente farci fare almeno un recupero. E poi bisogna preservare energie fisiche fino a fine partita. Il gol di Di Benedetto, i due minuti di Mizzoni che manda quel paese l'arbitro. C'è poco da fare. 4 minuti di esclusione. E allora credo che sia espulso. Allora dovrebbe essere espulso, perché mi sembra che nel primo tempo ne avesse già presi altri due il giocatore. Sì, sembra di sì. Espulso Mizzoni, una follia, perché si fa espellere per aver mandato platealmente a quel paese gli arbitri, viene cacciato via anche dal suo allenatore. Veramente una follia questa qua del giocatore di Bolzano in questo momento, perché onestamente la partita ce l'ha sotto controllo Bolzano, cioè, quindi dovremmo essere noi a essere nervosi, non loro. Questo è il fatto che innervosisce anche il resto della squadra e destabilizza un po' anche la tranquillità della squadra. Adesso è veramente il momento di approfittarne. È stato quasi un segnale, no? Che con l'ingresso appunto di Benedetto, il cambio di formazione, sia accaduto tutto questo, quindi siamo veramente in un, forse questa è la fase cruciale della partita, Se sfruttiamo bene la formazione attuale. Sì, adesso dobbiamo cogliere l'attimo, però. Anche perché credo che questa è stata la formazione che ha mantenuto anche più lucidità in attacco nei momenti di difficoltà, quindi ne vediamo dunque. Questa situazione ovviamente non la si sente tanto in attacco, dove giocando senza portiere la parità numerica c'è, però poi dopo sarà la difesa. La palla arriva in un qualche modo a Turković, fermato. Ancora la conclusione, ancora la rete di Pandžić per il nuovo più 4 bolzanino. Non è riuscita questa volta Rubiera. Adesso
non bisogna però scoraggiarsi, perché 19 minuti sono ancora tanti da giocare, sono un'eternità. Di Benedetto, Di Benedetto, la palla per Oleari, Oleari all'ala, ha tanto spazio, il tiro e la rete di Bartoli. C'è il fischio arbitrale, fermato il tempo. Bisogna asciugare il parquet. Meno 3 Rubiera. Meno 3 Rubiera. 18 minuti e 36 secondi da giocare. Ma ci saranno ancora circa più o meno 3 minuti di superiorità numerica per Rubiera. In 3 minuti si potrebbe anche arrivare al pareggio, e a senza ombra di dubbio. L'attacco di Bolzano con Turković, Panzic, Gaeta, Turković, Basic, Gaeta, attenzione che ha troppo spazio Turković, l'errore in difesa di Rubiera. Purtroppo il primo ha seguito il taglio dell'ala e ha lasciato senza cambiare con col secondo, e quindi c'è stato spazio sul fondo campo. Ancora Pasco, la conclusione, la rete di Pasco. Sempre meno 3 Rubiera, adesso però in difesa bisogna recuperare qualche pallone. E ci vuole anche qualche parata di Voljuvac per ridare entusiasmo completamente alla squadra. Panzic, Turković, la palla persa da Bolzano. Parte Rubiera, è già rientrato però Hermones tra i pali. Di Benedetto, la finta, la palla al pivot, tirato giù completamente da Turković. Questa era clamorosa come intervento, proprio, è stato proprio tirato giù dal giocatore. C'è un cambio irregolare, forse, vediamo un po'. Ah no, no, c'è il giocatore che non può giocare perché non ha la maglia regolare. No, si è strappato il numero, cosa è successo? Sì, si è strappato il numero, quindi non può giocare. Mi sembrava molto evidente la trattenuta sul pivot, è proprio stato tirato giù. È stato un classico errore arbitrale. A volte, no, quando si pensa male, e a pensare male dice che ci si prende... Magari si è accorto di aver esagerato prima dalla parte del Bolzano, ma è stata un'azione troppo rapida, proprio non, è un errore arbitrale. Si salva il Bolzano da questa situazione, sì. Vediamo questo attacco. Panzic ancora, lui la palla al pivot, fermato da Oleari. Guadagna un po' di tempo Basic con grande esperienza. 23 Bolzano, 20 Rubiera. È stato chiuso bene comunque, perché Basic ha grande capacità di posizione, non è facile da tenere come giocatore. Si muove molto bene in mezzo all'area. Bravo. La palla persa! Bravo, bravo Luca. In questo momento ha bisogno, Luca deve tirare fuori la grinta, questa grinta che lui può avere, soprattutto in difesa. Ormai sarà terminata, saranno quasi terminati 4 minuti di esclusione alla formazione bolzanina.
Comunque la formazione, quella del Bolzano, tra Turković, Basic, Gaeta, dove è il più giovane a 35 anni, quindi per forza di cose di grandissima esperienza. Sicuramente anche quella in certi momenti fa la differenza. Turković, Panzic, Turković, Turković, la palla per la conclusione, la rete di Basic. L'attacco di Rubiera Sonve che torna sotto di 4. Oleari, Di Benedetto, Nagavao Seini, la palla ancora per Rubiera. Ci avviciniamo al giro di boa di metà secondo tempo. Nayed per Oleari, Oleari ancora, Navid, Di Benedetto, Di Benedetto, il fallo, due minuti a Panzic, 9 metri, non se, tutti pensano al 7 metri, in realtà gli arbitri hanno dato il 9. Anzi no, forse hanno dato il 7 allora, perché sì, perché mi sembrava avessero indicato la linea dei 9 metri subito. No, vedi, hanno dato 9 metri, infatti. Ah. Eppure sono... Non lo sapeva nessuno, neanche quelli del Bolzano, tutti... Hanno tutti capito 7 metri effettivamente. Sì, sì, sia quelli del Rubiera che quelli del Bolzano. Davano per scontato che fosse rigore, invece non lo è per gli arbitri. Se non è tanto coerente un 9 metri su un due minuti su un'azione sul fallo di tiro, quindi c'è, cioè, o non dai niente, o se dai 2 minuti devi dare anche rigore. Oleari, la palla all'ala, la conclusione, la parata da parte ancora di un ottimo Armones, indubbiamente migliore in campo per Bolzano lui. Sì, è vero, suo, diciamo che ha lo messo stiamo... tutte le pezze dove poteva metterle, poi ci sono gli errori della insomma, in attacco di Rubiera. Però gli ecco, diamo una mano comunque, insomma, a fare questa bella figura, perché cominciano a essere troppi questi errori, soprattutto in superiorità. Ancora Basic, va a terra, perde la palla. Rubiera può andare con la porta vuota, realizza Di Benedetto. Il meno uno ancora di Rubiera. Arriviamo quasi, siamo quasi al 16esimo, 21 Rubiera, 24 Bolzano. Però si è sempre lì, non riusciamo a riaprirla completamente e quindi siamo sempre in affanno. C'è Salati in porta adesso per Rubiera. Termina, anzi no, c'è il time out. Tra l'altro deve esserci stata qualche altra infrazione, perché l'inferiorità numerica oramai dura da più di 5 minuti del Bolzano, quindi io ho visto solo segnalare una doppia infrazione al giocatore. Sì, ci sono stati 2 minuti qua. E poi 2 minuti per proteste, 4. Però è... adesso quella dove credevamo fosse rigore. Vabbè, adesso c'hai ragione, è stato 2 minuti, sì. Che abbiamo detto... O 2 minuti, sì, di Panzic, o niente. Certamente, me l'ero già dimenticato. Perché era un po' anomala. Vedevo Mizzoni in tribuna, stavo pensando ancora alla sua esclusione, è vero. 14 minuti alla fine, più 3 Bolzano sul 24-21 per la formazione altoatesina.
si può riprendere a giocare. E si può riprendere quindi col gioco e l'attacco del Bolzano per tenere a distanza Rubiera. Attacco Turković, la palla fermata da Navid, voleva anche il fallo il giocatore ucraino, non fischiato, resta in attacco Bolzano, adesso con rischio di gioco passivo. Turković, la palla ancora in mezzo, la prende Basic, non si sa come l'abbia presa Basic, però l'ha presa, bravo. Niente da dire, prendere quei palloni lì è tanta roba. Era più facile perderla che riuscire a tenerla quella palla. Altra palla persa malamente. E l'attacco, passi non fischiati, Gaeta va a realizzare e scappa via ancora Bolzano sull'ennesima disattenzione di Rubiera. 26-21. Pereira per Di Benedetto, Pereira, ancora Pereira, la palla intercettata ancora da Panzic, poi quasi rubata la palla e la salva in un qualche modo Bolzano. E c'è scoramento adesso nelle fila rubiarese, direi. D'altronde è brutto a dirsi, però insomma Pereira è... effettivamente non riesce a ingranare, anzi ha grosse responsabilità, ha perso due palloni appena entrato. Fischiano un'infrazione di piede che secondo me non c'è stata in questo caso qua. ...12 minuti alla fine, più 5 Bolzano. Attacco del Bolzano, Gaeta, Turković, Turković fermato da Pereira. Gioco sempre spezzettato, molto fermo. È ovvio che per Bolzano adesso perdere tempo è tutto a vantaggio, anche se ancora presto, Si riprende a giocare quindi dal 26-21 Bolzano. Attacca ancora Basic, però l'ha portato l'attaccante, l'ha spinto in area, lo so, quindi sono sempre quelle cose, quelle vie di mezzo che adesso stanno spingendo molto su Basic.
ancora la rete di Alimada su rigore per il più 6, 27-21. Di Benedetto, palla persa ancora, no, per fortuna era in area con un mignolo, Panzic, e quindi resta in attacco Rubiera, ma era un'altra palla persa anche questa. La rete di Di Benedetto. Per il meno 5 Rubiera. L'attacco del Bolzano, 10 minuti da giocare. Turco vince, bravo Salati. Era un po' che non vedevamo una parata. Pereira va dentro e va in gol. Finalmente. Dai, speriamo che si sblocchi almeno nel finale. Sarebbe sufficiente questo. Anche per dare respiro un po' al grosso lavoro che sta continuando a fare Di Benedetto. Sì, sta giocando veramente una gran partita, tra l'altro anche in difesa. Ha bisogno Pereira per anche alleggerirsi e arrivare a fine partita. Dall'ala la conclusione, area, sì, questa netta quest'area qua di Topolovec. Ancora Pereira. Di Benedetto, Pereira, la rete ancora di Pereira. Buono per lui. Devo dire una cosa, secondo me questa era area, perché era terminato spinto in area, si è rialzato, secondo me è uscito dall'area prendendo il pallone, quindi probabilmente ci stava. Ragazzi, l'infrazione di area in questo caso. È tutto molto al limite. Poi è chiaro che più giochi veloce, più queste cose possono... Io sicuramente non vorrei essere al posto degli arbitri comunque. Sì, perché dal punto di vista della velocità è molto molto più veloce adesso il gioco. Sì. Tra l'altro questa nuova regola della rimessa veloce così aumenta ulteriormente. Con calma il Bolzano, che ovviamente non ha nessuna intenzione di alzare i ritmi, anzi li vuole tenere bassi. Ah beh, assolutamente. Teniamo presente anche che ha avuto giocatori che hanno giocato quasi una partita intera, quindi... Il tiro al murato! Ancora Pranzic, il tiro alla rete stavolta. Non ho capito cosa hanno fischiato. Deve esserci stato un errore, qualcosa, io, almeno che non sia una regola che non conosco, ha fatto questo segno. No, ma hanno sbagliato, hanno pensato che avesse dato la palla, che quello che ha rimesso in gioco fosse lo stesso che l'ha preso in mano. In realtà l'ha rimessa in gioco Cavina, ecco, loro hanno sbagliato quello. Infatti ha fatto segno di essere fuori dalla lunetta. In realtà ha sbagliato, cioè ha proprio perso di vista chi ha fatto la rimessa. Anche questi errori arbitrali pesano, anche se non recrimino nulla. Gaeta,
Gaeta va via, il tiro, la parata di Salati, parte in contropiede Bartoli e sbaglia Bartoli. Però mi dispiace dirlo, qua non è merito del portiere, no, cioè, qua ha sbagliato l'attaccante. È ovvio che dopo un portiere fa un figurone, dobbiamo cominciamo a questi cominciano a essere errori veri, però devono dettati sicuramente anche dalla tensione, nulla da dire, d'altronde due minuti per la nuova regola, ha colpito il portiere al volto e quindi sono due minuti. Anche questa è una delle nuove regole che mi mancava. Da quest'anno, se colpisci il portiere al volto in qualsiasi situazione, sono due minuti. Quindi occasione persa per Rubiera per andare a meno 3 e anche inferiorità numerica. Bisogna dire che Rubiera ne ha fatte tante, al di là della partita del Bolzano che l'ha subito indirizzata su come la vuole giocare la formazione altoatesina. Rubiera però ne ha fatte veramente tante per complicarsi la vita. Altra palla recuperata in difesa. Ah, ripeto quello che ho detto prima, abbiamo fatto tanti recuperi come quello di adesso e purtroppo non li abbiamo messi in cassaforte, li abbiamo sprecati. Abbiamo sprecato veramente troppo. E ancora non è finita, perché è ancora possibile. Pagano va dentro, il tiro, la rete di Pagano. Del meno 3 Rubiera. Adesso però bisogna fare un mezzo miracolo in difesa, in un in meno. Basic ha già preso posizione, va al tiro, va in gol Turković però. Purtroppo vedi loro, se non usciamo per coprire dietro su Basic, subito loro da fuori attaccano. Se usciamo si libera Basic, cioè diventa complicato, soprattutto in inferiorità numerica. Meno 4 per Rubiera, più 4 Bolzano, 5 minuti alla fine. Di Benedetto per Pagano, Pagano ancora Di Benedetto, la conclusione, sì. Tiro fuori però di Nagavialoseini. Terminata l'inferiorità numerica, attenzione all'attacco di Bolzano con la palla centrale, Turković con calma a gestire questo attacco. Basic, Turković, la palla persa ancora. L'attacco di Rubiera con Di Benedetto. Di Benedetto per Patroncini, il tiro, la rete di Patroncini. Ancora meno 3 Rubiera. A 4 minuti dalla fine. Basic per Turković. Turković, Gaeta. Gaeta alla persa. Prova l'ultima speranza Rubiera di riaprire questa partita con Di Benedetto. Pereira. Pereira. La rete di Pereira. Meno 2 Rubiera.
buono, 3 minuti alla fine. Buono, se non sbaglio gli ultimi 3 tiri sono andati tutti e 3 a segno. E adesso ci vuole la difesa della partita in questa situazione. Panzic il tiro, ancora la rete, niente da fare. Nuovo più 3. L'attacco di Rubiera. Pagano, la palla per il fallo su Di Benedetto. 2 minuti alla fine, time out chiesto da Rubiera sul meno 3. ...30-27 per Bolzano il punteggio. A 2 minuti dalla fine. È diventato un po' troppo facile per Bolzano. 10 andare... minuti di inizio secondo tempo sono quelli che in questo momento condizionano di fatto tutta la partita. D'altronde, da quello che ho visto, mi sembra che la scelta fosse stata appunto per preservare fisicamente chi poteva fare la differenza al fine partita, quindi era anche giusto rischiare una formazione che desse spazio a qualcuno di riposarsi nei primi minuti del secondo tempo. C'era tutto il tempo, secondo me hanno pesato di più gli errori, perché comunque nonostante quei primi minuti dopo si è riusciti a ricostruire, a recuperare. Abbiamo sbagliato troppi gol, troppi tiri. Vorrei vedere la percentuale dei tiri sbagliati, e secondo me non è abbastanza elevata. Pereira. Rimesso in gioco Pagano, Pereira, Bartoli per Pagano, Di Benedetto, Pagano, il tiro di Pagano alto. E qua secondo me possiamo mettere la parola fine su questo esordio in campionato di Rubiera qui contro Bolzano. Una bella partita, però Bolzano sicuramente ha mostrato quel qualcosa in più. Va la conclusione, la parata di Salati, prova a partire in velocità Rubiera con Di Benedetto, la palla che arriva a Pagano che realizza dall'ala. Un minuto dalla fine, meno 2 Rubiera. È un vero peccato essere arrivati a meno 2 allo scadere del secondo tempo. Rischio di passi. Panzic, time out chiesto da Bolzano a 46 secondi dalla fine. Più 2 Bolzano, diventa veramente difficile. A essere obiettivi devo anche dire comunque che anche Bolzano, tuttavia, essere arrivati allo scadere a meno 2, forse noi ci siamo concentrati molto sugli errori della nostra squadra, perché magari Bolzano è calato tanto, però poi è stato più chirurgico in certi momenti, ha trovato alcune soluzioni che onestamente gli hanno permesso di mantenere quel minimo di distanza e di ossigeno.
credo però che... ecco, è arrivata nella seconda parte del match decisamente più in affanno di Rubiera, questo sì, sì, sicuramente hanno semplicemente fatto gol troppo facilmente. Passivo non viene fischiato, alla fine palla persa da Turković a 30 secondi dalla fine. Pagano, la palla ancora viva. Pereira il tiro, per Pereira fuori. Questa era un'altra occasione. A 10 secondi dalla fine. Conclusione, la rete della vittoria del 31esimo gol di Ahumada per il finale 31-28. Bolzano vince all'esordio nel campionato di Serie A Gold qui a Rubiera contro i Vikings Rubiera. 3 di reti di distanza, una bella partita bisogna dire, sempre condotta da Bolzano, e Rubiera deve più che altro recriminare per una serie, per troppi errori, perché in una partita così poteva giocarsela con un po' più di attenzione. Assolutamente sì, perché come ti dicevo prima, comunque anche il calo poi di Bolzano c'è stato, quindi voglio dire, abbiamo sbagliato tanto, ma anche loro, al di là dell'incisività e della facilità con cui sono andati a segno a fine secondo tempo, insomma, hanno fatto fatica a causa anche loro di tanti errori, sicuramente. Grazie a Pier Spinelli, ci rivediamo. Sì, 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 un saluto a tutti voi.